Ciao ragazze, ciao, buongiorno, 32esima diretta extra live, creiamo insieme ragazze, eccoci, ma buona giornata a voi, ciao Chiara, ciao Gabriella, ciao Monica, tutte prontissime vi vedo, ciao Rita, Giulio, ciao Emanuela, buongiorno anche a te, buongiorno anche a te Elenina, tutto bene, come state? Anna Laura, buongiorno, un salutone dalla nostra super regia che oggi ce l'ho qua vicina, mi fa un po' ansia perché ce l'ho nella stessa stanza, stranamente, abbiamo provato così, quindi se lo sentite che brontola, ok, lo sentirete proprio dal vero. E ragazze, oggi ciao, ma quante siete, che bello vedervi, che bello leggervi, bene, bene, bene. Allora, stavo dicendo, oggi abbiamo cambiato la visione qui dall'alto, quindi con una telecamera diversa, perciò non avremo più l'effetto chiesa, ragazze, ma comunque, fratelli e sorelle creative, tanto augurio di buona giornata, ecco. Allora ragazze, quindi speriamo vada tutto bene, se abbiamo un pochino di differita è perché ancora stiamo un attimino settando bene questa nuova camera. Buon pomeriggio Claudia, coniugi creativi, bellissima. Sei in treno Alessia, ritorno dal mare, mannaggia, mi spiace che stai tornando dal mare, che vuol dire insomma che magari però non tutte le tue vacanze sono finite, però grazie di guardarci anche in treno, ciao 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 Rosy. Allora, bello bello bello, ciao ragazze, ciao la Cinzia del Fiocco, Fiocco nostro rivenditore creativa by Marta, ecco qua, ciao Mara, ciao ciao. Cremilando, un bacione, anche questo è il nostro rivenditore creativa by Marta, un bacio anche a te, un saluto anche dalla regia ovviamente. Allora ragazze, oggi siamo sul finire di giugno e quindi vi devo ricordare che siete ancora in tempo per pochissimi giorni, perciò affrettatevi ragazze a potervi abbonare a che cosa? Alle nostre mini creativa box. Allora ragazze, questo era il progetto di maggio. Ciao Maruska, Maruska linea merceria, nostra rivenditrice anche lei. Ciao Daniela, niente, oggi incespico nel parlare, ma insomma tutto normale ragazze. Dicevo, il nostro progetto di maggio è stata l'elfetta, per tante di voi che me l'avete chiesto, mi spiace ma l'elfetta ormai non è più disponibile perché era il... Ciao Maffi, Mafalda, altra nostra rivenditrice, siete in tante oggi, bene, sono contenta, e non potete più acquistarla l'elfetta perché era appunto l'abbonamento di maggio che ahimè è passato, perciò diciamo per non farvi sfuggire quello di giugno siete ancora in tempo ad abbonarvi oppure a cambiare l'abbonamento, perciò chi magari ha fatto il bimensile o il trimestrale può fare il mensile ad esempio, anche perché appunto avete ancora qualche giorno perché fino a fine di giugno lo potete fare questo, per sapere tutto e di più di che cos'è, che cosa non è, se non sapete ancora bene andatevi a guardare il video che ho fatto, comunque a leggere sul sito www.creativabox.com, lo vedete qui sotto, vedete, ecco questo è il sito, ok, ed è appunto un percorso creativo
creativo ad abbonamento. Deve piovere, ragazzi. Ma se sapete cosa è successo? È che mi fa male ancora un po' il dente, dopo vi racconto il perché. E perciò a giugno, ragazzi, oltretutto, non vi posso svelare troppo, però oltre a fare il progetto del mese, che secondo me è molto carino, diciamo che con la stessa box vi darò delle idee per fare altre... Non cominciare a spoilerare la regia, già che mi bacchetta. Ah, no, no, non spoilerò troppo, però volevo dire che vi do altre idee, perché all'interno della box ci saranno delle cosine che potremo utilizzare per fare anche altre cose, sempre per stare in abbinata ovviamente con il progetto. Poi il gadget di questo mese è carinissimo, ragazze. Non vi posso dire che cos'è, ma vi posso dire che è un po' legato a quello del mese scorso, quindi per continuare un certo filo conduttore che ci accompagnerà insomma un attimino ancora. E vabbè, non posso dire altro, ma carinissimo, vi dico solo questo. Io ovviamente poi non vedo l'ora di spifferarlo e quindi che arrivi luglio per poter parlarne tranquillamente. Va bene. Allora, ragazze, progettino di oggi. Anzi, prima del progettino, sei crudele, ci provo, che sì, Mara, sono un po' diavoletta con le cornine. Allora, intanto vi volevo dire, scusate se ogni tanto davvero a parlare mi incespico, ma ieri sono stata al dentista, ieri sera, verso le 6, insomma, sono stata, e niente, per uno stucco, insomma, una carie, e mi ha fatto l'anestesia. Niente, questa anestesia è iniziata alle 6, avevo tutto paralizzato, interessante, vabbè, oh, ascolta, io devo dirlo alle mie ragazze, perché ero preoccupatissima, ragazze, alle 6 l'ho fatta, quindi alle 18, sono andata a dormire all'1 di notte, no? Ancora ero tutta paralizzata, cioè avevo l'occhio, il naso, tutta la bocca, praticamente che non sentivo niente. Io ho fatto una paranoia alla regia esagerata, perché ho detto, no, ma scusami, se non mi passa l'anestesia domani, io com'è che così non ci capisce niente, gli ho detto io, perché non riuscivo a parlare, avevo il labbro morto, la bocca tutta informicolata e quindi non si capiva una mazza di quello che dicevo. La regia mi ha detto, meno male. Questa è stata, ecco, era felice che non potessi parlare, vabbè, ma comunque niente, stamattina mi sono svegliata e niente, tutto passato. Agnese, hai fatto vedere il contenuto della box di giugno? Sì, se vai sul sito, appunto che vi ho detto, che è www.creativabox.com, c'è proprio l'apertura della box dove vedrete appunto i materiali, cioè insomma, li vedete ragazze, ok? Non vi dico altro. Che è fortuna, ha ripreso la favella. Sì, sei stato bene ieri sera non ho pronunciato parola e poi ero triste perché mi faceva male e allora niente, ho mangiato le mie zucchine che gentilmente la regia mi ha cucinato, perché ora che sono tornata erano le 8 e allora mi ha cucinato le zucchine che erano morbide e ho mangiato le zucchine, sono stata in silenzio tutta sera sul divano. E invece stamattina tutto tornato come al solito. Signore, zucchine ripiene, sì, buonissime ragazze, dietetiche, vabbè, però buonissime. Brava regia, un applauso per le zucchine ripiene che erano buone. Ciao Lina, ciao. Allora ragazze, progettino di oggi, eccola qua. Vi piace? È la tag del buongiorno. Ho avuto la possibilità del mese di maggio, che filo conduttore ha? E allora Patrizia, non lo posso dire, come si chiama, il gadget del mese scorso era una sportina, una borsetta, ok, di tessuto con la stampa, e quindi diciamo che così il gadget per questo mese sarà nella mia testa, ok? Poi magari per voi no, ma nella mia testa, un po' coordinabile, nel senso legato in un certo senso, che però non vi posso dire che cos'è, ragazze, per cui più di così
Esatto, comunque fatal sex, cioè nel senso non è per forza legato, è nella mia testa che insomma potrebbe essere una sorta di pandan, ok, ma anche no. Va bene, poi ovviamente ne parleremo meglio quando si potrà, cioè nel mese di giugno appunto, scusate, di luglio. Sabrina, ciao, 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 Sabrina Le Ali degli Angeli, nostro rivenditore, eccoci, bene, bene. Vedo che oggi c'è anestesia da carie, sì, ha ragione Mara, ma sai che non mi è mai successo che durasse così tanto per una carie, comunque, insomma, un'otturazione ho fatto, non è che ho fatto chissà che cosa, e niente, non mi passava mai, ma morta ero proprio, vabbè. Secondo me si è messa d'accordo con Gabri, che ha detto così almeno sta zitta. Oi, Chiara, ciao Chiara del laboratorio La Filanda di Chiara, a tutte le 10.000 creative, brava Chiara, sei sul pezzo, nostra rivenditrice, infatti mi hai fatto ricordare ragazzi, questa settimana siamo arrivati a 10.000 sulla nostra pagina Facebook, ovviamente grazie, 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 grazie a tutte quante, un abbraccione. Vi ricordo anche ragazze, tanto che siamo qua, che stiamo parlando, scusami, sul gruppo, sì, non sulla pagina, perdonatemi, tanto che stiamo parlando di social, vi ricordo ragazze di andarvi a iscrivere anche sul nostro Instagram, perché anche su Instagram, sulla nostra pagina di Instagram, pubblichiamo delle cose differenti che magari non avete se no la possibilità di vedere. E poi ragazze, soprattutto abbiamo una scommessa io e Gabri, che dobbiamo arrivare anche lì a 10.000, per cui su Instagram appunto pubblichiamo delle sorpresine, cose diverse che magari sugli altri social non ci sono, come anche i reel, esatto, che sono questi video tutorial super veloci che veramente di 30 secondi, quindi li vedete velocissimamente, perciò iscrivetevi anche al nostro Instagram, sempre Creativa by Marta ragazze, ok? Mi raccomando che io devo vincere, eh? Carino per la tua cucina, Veglia, perfetto, infatti secondo me è carino. La Raffi, ciao Raffi, ma ciao, ma da quanto che non ci si vede ragazzi, con la Raffaella ce l'hanno sempre in fiera, esatto. A proposito, esatto Eleonora, guarda, lo stavo dicendo, lo stavo proprio per dire, mi hai tolto le parole da bocca, ragazzi, abbiamo anche fatto un nuovo tutorial, ce l'abbiamo fatta ragazze, il tutorial che vi ho preparato per questa settimana secondo me è un signor tutorial da leccarsi le dita, ok? Ne abbiamo fatte un sacco di cose questa settimana, nel frattempo sto preparando anche il Natale, quindi veramente sono qua 24 ore su 24, oltre ad andare dal dentista, ma il tutorial questa settimana è carinissimo perché vi spiego a fare proprio i visi delle Dolly Trolls, me le avete chieste in tantissime, ovviamente c'è già dalla stagione il cartamodello stencil dove ci sono le spiegazioni, però ovviamente mi avete detto mi servirebbe il video perché comunque non capisco magari qualche piccolo trucchetto, qualche piccolo passaggio. Io veramente ho cercato di spiegarvi al meglio, eccola qui, tutti i passaggi, tutti i segreti per realizzare il viso, le orecchie e i capelli al meglio, perciò vi consiglio ovviamente di andare a vedere il video tutorial che vi ricordo la nostra pagina di YouTube è Creativa Web TV, ok? E poi condividete questo live, condividete il video di YouTube, sicuramente anche l'Instagram, ragazze. Assolutamente dobbiamo arrivare a essere tantissime, ancora di più, ok? Perciò questa settimana che verrà faremo invece un'altra parte del corpo, ok? E quella dopo ancora l'ultimo pezzo, quindi il video tutorial per fare la Dolly Trolls sarà spezzettato in tre, in poche parole. Ok?
Bene, 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 bene. Allora, sì, mi sembra di aver detto tutto, regia, dimmi anche tu se ho detto tutto quanto per ora. Allora, partiamo con la nostra tag del buongiorno. Allora, l'ho pensata per la cucina, regia, visione dall'alto, scusate che faccio anche un sorsino di acqua. Eccoci qua. Allora, vediamo sì, se è a fuoco, stiamo un pochino ancora settando, per cui se c'è qualche leggera sfocatura, perdonateci, ma appunto è la nuova telecamera è nuova e ancora non abbiamo ben imparato a utilizzarla. Io avevo comprato lo stencil, benissimo, ma lo stencil ovviamente per le Dolly Trolls è indispensabile. Il video tutorial è per farvi capire come magari utilizzarlo, eccetera. Allora, perché si sta collegando ora e anche per le nuove, devo dire che finito il progetto di oggi faremo la gira alla ruota, il nostro gioco del gira alla ruota della creatività, quindi iniziatevi a segnare sul telefono il nostro numero del nostro WhatsApp, che è 393-8105, no, ho sbagliato, regia al numero, mi sono impappinata, 393-8108526, mi sono dimenticata un numero, e appena lo dirò io, quindi quando comparirà qui in alto un bollino con scritto WhatsApp a mia ora, potrete messaggiare. La più veloce verrà in diretta qui con noi a fare il giro alla ruota della creatività e a vincere sicuramente qualcosa. Se abbiamo superato i 200 in diretta da tutti i social, grazie mille ragazze, so che insomma magari qualcuno di voi sta già iniziando ad andare in vacanza e perciò insomma, anzi fatemi sapere quando partite. Daniela, no, non siamo più in chiesa, hai sentito? Oggi non c'è l'eco, ragazze, ce l'abbiamo fatta a toglierlo questo malefico eco, però mi ci ero quasi affezionata. Ho fatto cadere un nastro, niente di che, mi ci ero quasi affezionata, quindi un po' mi manca, devo dire, mi sento un po' sola, vabbè. Meno male che ci siete voi che mi accompagnate. Sì, la super regia si è data da fare con ci ha stupito con tecnologia nuova. Bene, bene, bene. Allora, il cartamodello, ragazze, come sempre lo potrete trovare finita la diretta solo ed esclusivamente sulla nostra pagina Facebook Creativa Club, quindi questo lo trovate sulla pagina di Creativa Club, ok, da poter scaricare. E ci sarà appunto il materiale occorrente, che vedrete tutto scritto ben dettagliato. Abbiamo pensato anche a un kit, questo è il codice del kit, e qui così appunto avete il cartamodello. Tutto lo faremo, tutto il progetto sarà fatto con il panno Lenci e con la base di feltro da 3 mm, ok? Ma volendo, tutto ciò che è panno Lenci potrebbe essere sostituito o tutto o in parte dal nostro mitico Takasu, ragazze, Takasu. Quindi i dettagli potete farli anche con il termo vinile, ok? Vivo a 15 minuti dal mare nel sud della Sardegna. Mara, allora Mara. Adesso ti dico, io sono qua che sto morendo di caldo e te mi dici questa cosa qua. Ma io vengo subito a casa tua, ok? Stasera sono lì, basta. Ok, beata te, guarda, è una bella fortuna poi la Sardegna, che dire. Allora ragazze, oggi faremo, dicevo, tutto con il panno Lenci e quindi utilizzeremo la nostra termo adesiva Item Bond Ultra Old, la rossa, ok? Che ancora in tanti mi chiedete come si utilizza, quindi oggi proprio prendete appunti e vedete subito come si utilizzerà per fare, diciamo, aderire un tessuto con l'altro, quindi fare il famoso appliqué.
Allora, partiamo ragazze. Oggi la faccio non più rossa, ma la faccio verde perché la devo fare per regalare alla mia mamma che ha la cucina con il verde e quindi mi ha detto dai, me la fai anche a me, visto che poi se no non ho più tempo, gliela faccio in diretta con voi ragazze, però ovviamente poi potrete farla di tutti i colori che vi piacciono, anche perché la base è molto neutra e poi ci sono i dettagli colorati che potete appunto fare come vi piacciono assolutamente. Allora, qui intanto che mi cade l'occhio ve la faccio subito vedere. Ragazze, questo progettino qui è carino anche da fare con i vostri bimbi, ad esempio. Ah, una casa libera quando... Ah, Mara, grazie, quanto sei carina, caspita, quanto mi piacerebbe davvero tornare in Sardegna, tantissimo. Allora, dicevo, visto che i bimbi adesso sono a casa, giustamente dalla scuola, magari è anche bello insieme alla mamma, alla nonna, alla zia, insomma, fare qualcosa di creativo. E questa targhettina, secondo me, è carinissima da fare con loro. Quindi, per far sì che non si magari scottino con il ferro da stiro, perché io invece userò il ferro da stiro, possiamo utilizzare questa colla, che è una colla che abbiamo in catalogo. Io tante volte mi dimentico di nominarvela, ma è molto 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 comoda. È una colla proprio per tessuto, ok? E ci potete applicare quindi tessuto su tessuto o tessuto anche su legno, ad esempio, sia il panolencio che tessuto di cotone, eccetera. Facilmente, ovviamente, ha solo bisogno di qualche minuto, insomma, qualche momento di asciugatura. Non è immediata come la colla caldo. Però per chi non è amante della colla caldo, ha paura magari di scottarsi o meno, e può utilizzarla senza problemi e quindi farla utilizzare anche ai bimbi. Ok, ve la metto qui così che vi ricordate che se non volete fare come sto facendo io ora col ferro da stiro, avete l'alternativa, anziché la colla caldo, anche di una colla appunto per tessili. Ok, allora procediamo. Allora, innanzitutto io ho fatto già una mia fotocopina, ecco questo è il codice della colla, la potete anche trovare dai nostri rivenditori Creativa by Marta, logicamente, quindi qui così trovate il prezzo e il codice. Allora, ho fatto una fotocopina della tag, più che altro, perché poi tutte le altre parti le faccio con la termoadesiva. Grazie Rosa, grazie, grazie. Bene, sono contenta che la tua gnometta abbia avuto successo, ok? Ottima la rossa, esatto, Rosaria, la termoadesiva Light & Bond Ultra Oggi, la rossa è anche quella che utilizza Federica Country Creation, è sempre lei, sempre questa teletta qua, ok? Perfetto. Per verificare il materiale necessario per... Allora, Rosa, tu intendi per verificare cosa ti manca? Sì, i materiali li daremo, vi farò ovviamente sul gruppo direttamente un elenco di quelli che mancano da luglio, ok? Quindi dopo che vi arrivano. Ok, perfetto. Il primo di luglio. Allora, dicevo, ho ritagliato la mia forma della tag, ho preso un feltro da 3 mm, ok? In questo caso ripeto verde perché la volevo fare in questo colore, l'ho semplicemente disegnato ribaltandolo, vedete che ci sono le freccine, vuol dire che bisogna farlo speculato, quindi in modo da ottenere un pezzo unico, ok ragazze? Quindi disegnate e ritagliate, molto 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 semplice. Io questa l'ho lasciata semplice, cioè non l'ho doppiata, ma ovviamente se volete un effetto ancora più robusto potete farne due e unirle tra di loro, ok? Per avere questo effetto ancora più sostenuto e addirittura con all'interno ci potreste mettere anche del cartoncino, insomma se proprio la volete super 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 rigida. Benissimo, allora adesso invece vi spiego come lavorare con appunto la nostra termoadesiva. Allora, la termoadesiva anche di dimensioni differenti con contrasto di colore, ma che brava questa regia, guardate qua che ideona che ha avuto, è vero, se voi fate la tag magari sotto
Ideona, brava regia. Se fate la tag sotto di un altro colore, la potete fare un pochino più grande, così fa risalto il doppio colore, fa anche un gioco. Bellissima, bellissima, bellissima. Perfetto. Allora, dicevo, la termoadesiva ha un lato ruvido, questa è la colla. L'altro lato invece è di carta, quindi noi ci andremo a scrivere direttamente qui sul retro, ok? Adesso aspettate che tolgo anche la carta, questa qua non serve. Vedete che se l'appoggio sul mio disegno rimane in trasparenza, quindi io facilmente posso andare a ridisegnare le mie sagome senza problemi, ok? Per farlo posso prendere una normalissima penna, una matita. La mia è anche incollata con la colla caldo, guarda. C'ho colla caldo dappertutto. Ovviamente andate a prendere un angolino senza sprecarla, la termoadesiva, che è un peccato. Quindi conservate anzi tutti anche i piccoli dettagli, perché vi possono sempre tornare utilizzabili. Andiamo a disegnare. In questo caso io sto disegnando proprio la caffettiera, quindi vado a disegnare il tracciato tutto intorno. Così e così. Adesso lo sto facendo non tanto bene, ma insomma, ecco. Ok, adesso ritagliamo l'eccesso tenendo un po' di margine, quindi ritagliatelo pure in maniera grossolana, vedete? Con un pochino di margine tutto intorno. Questo lavoro, ragazze, lo fate per tutte le sagomine, vale a dire la caffettiera, il manico, quindi tutti quanti i pezzettini, i cuoricini, di cuoricini piccoli io ne ho fatti due, di grande uno, le due tazzine, questa sagomina qui che è diciamo l'interno della tazzina va fatta due volte, ok? La tag ovale sempre speculata una volta, quindi tutti i pezzi del nostro cartamodello devono essere disegnati sulla termoadesiva. Ok ragazze, perfetto. Una volta che avete disegnato tutti i pezzettini, dobbiamo andarli a stirare nel reciproco tessuto. Quindi ad esempio la caffettiera io la voglio fare così appunto a qua. Adesso stiamo facendo questo pezzo, questo pezzettino qui. Perciò sul rovescio del tessuto vado ad appoggiare così il mio ritaglio di termoadesiva e vado a stirare come con ferro da stiro caldo senza vapore. Voi mettete anche un pezzetto che me l'ero preparata ma non so che fine ha fatto, ma fa nulla, un pezzetto di carta da forno, perché così evitate di rovinare il vostro ferro da stiro se dovesse uscire magari un angolino di colla, oppure se per sbaglio appoggiate al contrario, ok? Quindi con la colla sul davanti vi si appiccica il ferro da stiro, è un disastro, ragazzi. Quindi voi utilizzate sempre un pezzetto di carta da forno per eventuali sbagli che magari si possono commettere, ok? Poi ritagliamo sempre in maniera un po' grossolana, ok, il pezzo, così che ce l'abbiamo più a portata di mano per poterlo ritagliare, e vado a rifinire bene bene, quindi vado a ritagliare proprio sul disegno tutto quanto la mia sagoma. Allora, questa tecnica della termoadesiva io la uso tantissimo, chi ovviamente mi segue lo sa che tantissimi progetti sono realizzati con la teletta termoadesiva, perché è facilissimo, è veloce e una volta che abbiamo ritagliato basterà stirare, quindi la colla diciamo che è omogenea e non si diciamo sporca il nostro lavoro rimarrà ben definito senza sporcare in giro e senza avere dei grumi magari di colla caldo che sono brutti da vedere. Perciò io ve la consiglio sempre tantissimo. Allora, questo lavoro qui lo fate per tutti i pezzettini, perciò adesso vi faccio vedere che io l'ho già preparati, perché insomma era inutile stare a farveli vedere tutti quanti. Vedete che hanno tutti
tutti quanti il dietro con la carta termoadesiva, con la teletta termoadesiva, infatti c'è ancora la carta, ok? Quindi questo lavoro l'ho fatto per tutte le sagomine. Benissimo, già a questo punto noi possiamo iniziare ad assemblare, quindi davvero è super veloce perché siamo già pronti per poter lavorare, anche perché tanto le sagomine le dovete comunque tagliare, quindi non è che fate troppo il lavoro in più, capito? Perché sì, dovete stirare la teletta sul retro del tessuto, ma fatto quello è veramente, veramente super veloce e vi trovate già tutto composto, ben diciamo disegnato e ritagliato. Allora, prendiamo la nostra tag nuova. Aspetta che non voglio perdere qualche pezzetto, prendo il mio ovale in questo modo qui, vado a togliere la carta che sta sul retro, vedete, ecco, la butto perché alla fine non mi serve più, sul pannolenci che è in temperatura di ferro. Allora sì, io uso il ferretto questo qua piccolino, vedi, e lo metto sul massimo dei gradi. Se avete a casa una stirella, ad esempio, cioè se usate il ferro da stiro di casa, che è sicuramente più potente, magari abbassatela un po', cioè non mettetela al massimo, fate un pochino meno, ma poi con la carta da forno sopra non avete problemi. Ah, ecco che ho trovato la mia carta da forno, me l'ero preparata prima ma non la vedevo. Con la carta da forno, insomma, non avete problemi che magari si attacchi, ok? Marina, no, il kit comprende per farne due uguali, quindi due tag uguali. Noi l'abbiamo fatto in rosso, questa versione qua, il kit, ma ovviamente lo puoi chiedere anche in altri colori. Si vende a metraggio, non ho fatto in tempo a leggere, scusate, adesso rivado a leggere, ma comunque c'è la regia che risponderà. Ok, allora, dicevo, dopo che abbiamo spellicolato la carta, appoggiamo la tag. Il prezzo della termoadesiva era, sì, si vende a metro, la termoadesiva è 6 euro al metro, ok? Il prezzo consigliato, quindi la trovate da tutti, veramente tutti i nostri rivenditori Creativa by Marta, perché è una cosa che usiamo moltissimo. Ah, ragazze, io ci tengo a dire una cosa, io uso questa, ok? Che è la Hit & Bond Ultra Old, uso quasi sempre la rossa, anche se ci sono altri pesi, quindi c'è per esempio l'azzurra, c'è la gialla, insomma ce ne sono, la viola, ce ne sono di diversi pesi. Il colore cosa indica? Indica il peso, e quindi ogni tipologia ha il suo perché, quindi il suo utilizzo. Questa rossa è quella più forte e quindi è quella che io consiglio per il pannolenci, perché il pannolenci ha uno spessore un po' grosso di tessuto, ok? Se utilizzate invece tessuti più leggeri, ce ne sono altre diverse, quindi andate semmai a chiedere consiglio ai nostri rivenditori Creativa by Marta, che loro vi spiegheranno. Anche sul nostro catalogo ci sono scritte le caratteristiche di questo. Io uso, ci tengo a dirlo, questa anche per i fiori che faccio tridimensionali. Abbiamo tanti video tutorial su YouTube per realizzarli utilizzando questa termoadesiva tra i due strati di tessuto, e vengono dei fiori bellissimi e tengono perfettamente la forma, ok ragazze? Altre marche, altre tipologie di teletta termoadesiva non le so, non le conosco, perché io utilizzo questa, quindi non ve le posso consigliare e non vi posso neanche dire si usa quell'altra o non usarla, perché io uso questa marca qui, ok? Quindi se lo fate e poi non vi vengono, non so cosa dirvi, ok? Questo lo specifico perché me l'avete chiesto in diverse persone che con altre marche non siete riuscite a fare le stesse cose, ma logicamente non è che le conosco tutte, perciò io uso questa. Allora ragazzi, una volta fatto ciò, io qui, ecco, vi volevo far vedere che ho applicato il pizzo. Allora, applicare il pizzo si può sia cucirlo che incollarlo. E se lo cucite, va benissimo cucito a mano, basta diciamo metterlo un pochino morbido, perché sennò si viene tirato, essendo un oggetto
tondo, tondeggiante, bisognerà un pochino molleggiarlo, no? Si dice, quindi metterlo in maniera morbida all'interno. Anche se lo incollate, lo dovete tenere un pochino morbido, in modo che così non vi tiri, perché sennò qua negli angoli cercherà di sollevarsi. Perciò lo dovete mettere in maniera un pochino uniforme. Quasi, secondo me, è più facile cucirlo che incollarlo, però vedete voi, insomma, il da farsi, ok? Io adesso, per questioni di tempo, lo evito, quindi non lo metto, tanto non è che è obbligatorio, ma voi lo potete anche cucire tranquillamente o incollare. Allora, appoggio la mia targa, la mia targhettina ovale, cercando di centrarla. Se non siete sicuri, misurate proprio a centimetro il sopra, il sotto, eccetera, ok? Quindi più o meno nel centro, se vi piace, se no in realtà potreste tenerle anche un pochino più verso l'alto, perché poi ovviamente qui sotto andremo a metterci la caffettiera e abbiamo bisogno di un po' di spazio. Allora, in realtà io l'ho messo leggermente dalla Colombia, ma ciao Adelina, ciao, un bacio dall'Italia. Io l'ho messo leggermente più verso l'alto, quindi questo spazio qui è un pochino più grande di questo, ma poi insomma vedete voi come piazzarla. Sempre carta da forno, insomma, sopra, ferro da stiro caldo, sempre senza vapore, ragazze, quindi il vapore qua ve lo proprio dimenticate per questo tipo di lavoro, e vado a fare dei movimenti, insomma, un po' concentrici, in modo da scaldare tutta la parte, perciò vado proprio a scaldarmi tutto il pezzo in modo da applicarlo, magari facendo anche un pochino di pressione in modo da applicarlo per bene, ok? Quando l'avete fatto, non andate subito con l'unghietta lì a staccarlo, perché lo so che si fa e lo faccio anch'io, ma non bisogna, perché ovviamente quando è caldo ancora vi segue, quindi se io lo stacco fa un po', diciamo, forza, fa un po' di filamenti, però magari un po' si stacca perché la colla è ancora calda. Lo dovete lasciar lì a raffreddare prima di provare con l'unghietta a staccarlo, ma bastano veramente 10 secondi e già subito vedrete che rimane applicato. Adesso, sempre con come ho fatto prima, vado a togliere la carta della teiera, della caffettiera, e la inizio a appoggiare un po' qui di lato, ok? In questo modo, però ancora non la stiro. Poi prendo la tazzina, quella con il manico, diciamo, verso destra, stacco la carta e l'appoggio magari qui, ok? Poi prendo l'altra tazzina, quella con il manico girato a sinistra, e faccio la stessa cosa e l'appoggio magari qui. Insomma, vado a crearmi la mia composizione prima di incollarla, perché in questo modo sono ancora in tempo a gestire gli spazi e a regolarmi sulla posizione dei miei oggetti. Quindi se magari sono stata troppo a destra, mi sposto un po' a sinistra e via così. Ok, ragazze? Quindi capisco dove mettere tutte le mie parti, diciamo, capisco se è ben centrata la mia tag, dopodiché tengo fermi sia la caffettiera che la tazzina. Si vede che non bevo il caffè, ragazze, continuo a chiamarla teiera. Vabbè, e quindi la sistemo, poi prendo sempre la carta da forno e vado a stirarle. Le stiro anche in contemporanea, tanto insomma è una cosa molto semplice. Qui vado a applicarle. Ok, allora ragazze, intanto scrivetemi un attimino voi quando andrete in vacanza, ragazze, scrivetemi qua. Quando andate, in che periodo quest'anno? Perché quest'anno in effetti è un agosto un po' strano, no? Capita strano il Ferragosto, quindi non c'è gente che fa la prima e la seconda settimana, oppure la seconda e la terza, insomma non si capisce bene. Vi chiedo quando andate in vacanza, perché sono un po' in dubbio fino a che data fare le live del sabato. Perciò volevo capire, insomma, anche la vostra attenzione, la vostra disponibilità, perché insomma
giustamente, se devo farla, che siete tutti in vacanza e non mi guardate, alla fine dico cosa faccio a fare. Allora, volevo sapere se a luglio ci sarete qua per vedere i live o tante di voi magari sono già al mare e quindi o in montagna e quindi insomma impegnate coi familiari, per cui magari non riuscite a vederci. Fatemelo sapere qua sotto, scrivete i messaggini. Francesca dice mai. Vacanza a casa purtroppo, mannaggia. Metà agosto, Lucia. Anche la Daniela sta a casa, ok? Quindi certo che si regia, dice Leonora. Ci sono a luglio, perfetto, perfetto. Va bene ragazzi, allora scrivetemi che dopo leggo, quindi non andrò in vacanza, ok Roberta? Quindi ci sarai a settembre, la Marina e lei è alternativa, vedi, va a settembre, brava. Ok, fatemi sapere, dopo leggo tutte le vostre, i vostri messaggini, così mi regolo anch'io di conseguenza. Più che altro, la Chiara dice che c'è sempre presente. Ok, più che altro, in effetti, anche un po' il caldo che mi... hai ragione Rosaria, possiamo vederti ovunque con il ciel, hai perfettamente ragione, però sai, magari io chiedo perché magari c'è chi giustamente vuole, ma non so, stare più in famiglia e magari, non so, io vi chiedo ragazze, ok, giusto per regolarmi. Allora, adesso stacco anche tutte le altre parti, ok, in modo da capire bene dove posizionare il tutto. State attenti più che altro qua nel cuoricino, perché va messo sulla tazza, quindi sovrapposto un pochino magari con l'altra tazza, perciò prima di applicare la seconda tazza applicate meglio il cuoricino, questo qui della prima, ok, così che sapete già che una volta applicato rimane sotto e non fa nulla. Perciò prima di mettere la seconda tazzina andiamo ad applicare tutto il resto. Luglio, agosto, sì, con voi sempre, grazie Elena, grazie, grazie. Grazie mille. Allora, quindi qua mettiamo anche magari il tappo qui della teglia, della caffettiera, e anche il cuore. Ecco qua, ecco, così che vediamo proprio già dove posizionare tutto, ragazze. Ok, della tazzina, che cuore verde acido, hai visto? Un po' come il mio, acido! Beh, è un bel verde, e ti ho detto, allora, questo qui c'ha la mia mamma, la cucina con il verde, allora ho detto, aspetta che glielo faccio sul verde, ragazze, ottimizzo, visto che mi commissiona il lavoro, io ottimizzo a farlo con voi. Ok, in vacanza tutto l'anno questa è la sfiga di tanto come... Positano, allora sì, hai ragione, anche se effettivamente, come dire, non è che proprio mi dispiace per te, nel senso che ammazza Positano, però capisco anche che vivere lì, giustamente, alla fine non vai mai in vacanza in altri momenti, quindi c'è il pro e il contro, hai ragione, però mi piacerebbe provare a vivere in un posto di mare. Allora ragazzi, scusate se adesso non leggo, ma se no mi scotto. Ho posizionato questi pezzettini, perciò vado nuovamente a stirarli, ok, quindi il ferro da stiro sempre caldo senza vapore, vado a stirare queste parti. Quando avete dei pezzi molto 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 piccoli vuoi scappare, secondo me, non so chi abita nei posti di mare, chissà, o comunque di turismo, così, chissà se è contento o no, ma ci sarà insomma giustamente anche il momento che dici, oh, sti turisti del cavolo. Immagino, dicevo, quando avete dei pezzi molto piccoli, come ad esempio questo pezzettino del retro della tazzina, quando andate a stirarli evitate di fare troppo forte dei cerchi, perché può essere che lo spostate, perciò andate magari piuttosto prima ad appoggiare e poi semmai a fare i cerchi un pochino, perché sennò rischiate che vi si muova, vi si sposti, ok?
Ma non è caffè latte, sì, allora in realtà è all'interno della tazzina e l'ho fatto color avorio per far vedere, diciamo, la tridimensionalità della tazzina. Volendo lo potreste fare anche marroncino che simula il caffè o il caffè latte che sia, insomma, come preferite, ragazze. Io l'ho pensato così avorio, ma potrebbe essere anche più scuro. Brava Maria Rosa, sei attenta. Il takasu lo puoi utilizzare direttamente, anziché io qui ho utilizzato il panolenci per i dettagli, ma puoi utilizzare il takasu che è il nostro termovinile. Quindi nello stesso modo ritagli e applichi. Hola Simo, ciao Junior, la nostra juniorina, la nostra collaboratrice, ha il vaccino oggi, quindi ha un po' di strizza. Io vaccino fatto, la regia fatto, sono orgogliosa che non sono svenuta, ragazze, assolutamente, ho tenuto botta, non sono svenuta, c'era la regia che mi teneva la manina e poi adesso glielo racconto alle ragazze praticamente. Oh, aspetta che intanto leggo, mi piacerebbe facesse una tag per la graffarruma, Maria, grazie. Ti dico già che sarai accontentata, però non so quando, ok? Assolutamente. Quando sono andata a fare il vaccino, praticamente io ho la fobia degli aghi, ormai è cosa nota e risaputa, mi sa che lo sapete tutte. Quando si è avvicinato con quell'aghetto lì brutto, ok, che io non ho guardato perché appena lo guardo svengo, quindi non l'ho guardato, ma praticamente me l'ha appoggiato al braccio, io ho tirato indietro istintivamente il braccio e il dottore mi ha detto: no, devi stare ferma. E no, ma va, lo so che devo stare ferma, ma a me mi è venuto così spontaneo di ritrarmi. Non è che ho fatto apposta, cioè non è una cosa logica, è proprio un istinto, no? E quindi mi sono un po' tolta. Dopodiché subito ho sentito che me l'ha inficcato dentro e Gabri, che lui invece stava guardando, mi ha detto: praticamente te l'ha lanciato a mo' di freccetta, perché probabilmente aveva paura, aveva capito che io c'avevo FIFA, e quindi ha detto: oh, lo lancio così, una volta che è dentro non si può più togliere. Quindi me l'ha lanciato così. Però devo dire che non ho sentito assolutamente nulla, ma io non è che ho paura del male, ho proprio paura dell'ago in sé. Però niente, non sono svenuta, ragazze, quindi sono stata bravissima. E dopo niente, un pochino di male al braccio, ma niente di che. Avevo solo un po' sonno, ma io sonno sempre, perciò quello non so se per me vale, perché mi hanno detto tutti: mette sonnolenza, ma io ho sempre sonno, quindi per me era normale, ok? Parentesi vaccino fatta, continuiamo la nostra tag. Allora, posizioniamo adesso l'ultima tazzinetta, questa qua un pochino più davanti, diciamo, con sempre il suo cuoricino. Aspetta che tolgo la carta. Ecco, se non togliete la carta e non vi si applica, ovviamente sapete che è per quel motivo. A me ogni tanto capita di stirare, stirare, ma poi avevo lasciato la carta e infatti dico: ma come mai non si stira? Da poco ci sono sempre le altre due. Grazie Morena, grazie mille, grazie che insomma ci hai seguito, per queste prime volte per te. Mi raccomando, sappi che sempre sul nostro gruppo Creativa Club troverai tutti i cacciamodelli e tutte le live da poterti rivedere, quindi anche quelle che ti sei persa. Poi condividile magari anche a un'amica, visto che sei nuova, magari anche, non so, hai un gruppo di amiche creative che insomma che gli piace fare qualcosa di questo tipo. Magari insomma, se condividi questo live o comunque le nostre pagine, anche loro ci potranno scoprire. E voilà, ragazze, quindi tutto già applicato, non so se si vede, ma è proprio ben applicato, bello a filo, senza nessuna gobbetta, e questo ovviamente è il merito della nostra termoadesiva. Adesso per i dettagli, ragazze, questo piace proprio questo progetto a chi non vuole cucire, ragazze. So che molte di voi saranno felicissime di questo progetto che è tutto, diciamo, stirato e disegnato senza bisogno di ago e filo. Allora, con il pennarellino da 2 mm, questo qua, lo 02, il tratto pen, il nostro tratto pen, andiamo a fare delle finte cuciture. La scritta l'hai fatta con i takasu, questa? No, 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 no. Allora, Lina, questa scritta qui l'ho fatta a mano e adesso vi spiego come, ok?
ok? Allora, facciamo i dettagli, i dettaglini che potrebbero essere le cuciturine qua, per esempio, della caffettiera, poi magari qui sotto per, diciamo, dare ancora più di tridimensionalità alla tazzina, la facciamo anche qui, una specie di cuciturina, poi potete anche fare tutti i cuoricini, e anche la nostra, il contorno della nostra tag qua ovale. Allora, la scritta, logicamente, come ha detto la Lina, si può fare in Takasu, però essendo una scritta molto molto sottile, a mano non si può fare, perciò lì in quel caso abbiamo bisogno del plotter. Allora, il plotter è una macchina, diciamo, che ha una lama, è attaccata al computer e quindi tramite il computer si può andare a disegnare ritagliando, insomma, quello che si vuole, anche cose molto sottili, molto definite. I plotter si possono acquistare ovviamente da noi, dai nostri rivenditori, oppure abbiamo diversi punti vendita che fanno anche il servizio di taglio. Vuol dire che voi andate là con quello che, la scritta che volete fare, il disegno che volete ritagliare, e vi accordate con loro, ve lo tagliano direttamente loro, ragazze, ok? Quindi quello anche è un bellissimo servizio che fanno i nostri rivenditori, non tutti, insomma, però diversi rivenditori. Allora, con adesso, con il cartamodellino dell'ovale, che ricordo è metà, per cui dopo va speculato, andiamo a disegnare un semi ovale, cioè, vedete, l'ovale così, noi lo tiriamo un pochino più giù, lasciando circa 3 centimetri, insomma una misura del genere, e andiamo a disegnare in questo modo, ok, un ovalino così, poi ribaltiamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Perché questo? Perché ci fa come una linea dove noi vogliamo andare poi a scrivere il nostro buongiorno. Ovviamente, se vi piace la scritta buongiorno, scrivete buongiorno, se no potete scrivere quello che più preferite, ok? Se non vi piace questa curva, che è quella dell'ovale, potete utilizzare anche questa, che è più stretta, quindi farlo anche un po' più arcato, oppure disegnate voi, insomma, quello che vi piace. Ti piace questa chicchina, regia? Perfetto. Poi pennarello evanescente, ragazzi, è per forza, quindi il nostro pennarellino evanescente, che è comodissimo, andiamo proprio a disegnare scrivendo la scritta che ci piace. Io adesso riscriverò buongiorno per farvi vedere, ma insomma potete fare quello che volete. Per cercare di centrarlo, visto che la scritta buongiorno è lunga, possiamo partire con la parola giorno, ok? Perciò dalla metà più o meno andiamo a fare la G, ok, e poi dall'altra parte facciamo invece le altre lettere, quindi la N, la O, la U e la B, ok, così che ci, insomma, gestiamo gli spazi come meglio riusciamo, meglio crediamo. In realtà questo pennarello poi scompare, perciò se anche dobbiamo andare a correggerci, lo possiamo fare senza problemi. Perciò siamo ancora in tempo a gestire gli spazi come vogliamo. Dopodiché, quando ci sembra già, diciamo, ben disegnato, andiamo a ripassarlo, grazie Laura, grazie mille, andiamo a ripassarlo con il pennarellino. Ah, una cosa importante che non vi ho detto, scusate. L'ovale l'ho fatto con il nostro pannolenci morbidoso glitterato. Perché glitterato? Perché è meno peloso. Quindi, se volete andare a scrivere col pennarello, vi consiglio proprio di utilizzare il pannolenci glitter, ok? Perché è meno peloso che un pannolenci tinta unita. Perciò per la tag ovalina, qualsiasi colore, ma glitter è più facile. La penna, questa qua no, non si cancella, Francesca, questa scompare da sola. Se hai quella che si cancella, puoi anche usare quella lì. Però no, noi abbiamo queste qui che va via da sola, poi con le ore scompare da sé. E se invece avete il Takasu, ok, da usare,
Non usate il glitter, ma usate o il tinta unita o il velluto per scrivere col pennarello. Ok, ragazze? Quindi queste sono indicazioni che sembrano sciocche, ma è importante, perché sennò poi vi trovate scomode a disegnare. Dopodiché basterà semplicemente pianin pianino andare a ricalcare la vostra scritta come preferite, insomma, bisognerà ricalcarla un pochino di volte, perché comunque il pennarellino che stiamo usando ha una punta sottile, per cui bisognerà ripassarlo più volte. Ma diciamo che la cosa importante è scriverlo bene la prima volta, poi quando anche andrà via il pennarello viola, che è appunto il pennarello evanescente, vedremo ancora meglio dove magari andare a fare dei piccoli ritocchi e andare insomma a farlo proprio perfettamente. Nello stesso modo, ragazze, possiamo fare il fumo che sale magari dalla caffettiera, che sale magari dalla tazza, quindi possiamo andare a disegnare qualche fumo, qualche ghirigoro simpatico, così per riempire magari anche gli spazi che rimangono vuoti. Ok, quindi anche qua andiamo a riempire e a disegnare, poi potete farle come preferite. Se invece vi piace tanto il discorso del cucito, ragazze, anche Due nomi degli innamorati, guardate, viene fuori proprio il romanticismo che non ha della regia. Giusto, magari scrivere il nome lui e lei, oppure tazzine col cuoricino, hai ragione, sono già abbastanza amorose. Non so, potete proprio fare delle piccole dediche anche qua, scrivere magari se è un regalino. Bella questa idea, guarda, la butto lì. Potrebbe essere anche un bellissimo regalo per una coppia di giovani che magari va, o meno giovani, che vanno magari a vivere, sposati, eccetera, eccetera. Insieme questo potrebbe essere un bel regalo personalizzato, perciò per una nuova casa, eccetera, con il nome di lui e lei. Che cos'è il takasu? Chiede la Carla. Il takasu è un termo vinile, è come un materiale che ha diversi effetti, ha l'effetto glitter, ha l'effetto vellutato, effetto tinta unita, che ha già il suo collante dietro, quindi basta ritagliarlo, appoggiarlo e stirarlo ed è lavabile, quindi lo potete usare anche per le magliette, eccetera eccetera. Ok, quindi è un materiale veramente veramente carino. Se non l'hai mai visto, ti consiglio di andarlo a guardare, riguardando esatto le dirette delle scorse settimane. Ce n'è una proprio che, se non erro, è il primo sabato di giugno, che è proprio quella che abbiamo fatto sul takasu, quindi dove abbiamo spiegato tutto, oppure dai nostri rivenditori, insomma, puoi chiedere di fartelo vedere, eccetera. Hai visto, Rietta, come romantica la regia? A voi cosa vi può venire in mente come utilizzo questa tag? Fatemi sapere. Questo progetto carino, un regalo degli sposi, è vero, Anna, esatto, quindi un bel regalino, per esempio, non so, se avete magari qualche amico così che si sposa e gli dovete dare i soldi, perché insomma tanti magari quelli chiedono, parliamoci chiaro, ok? Potreste anche fare una bella taschina sul retro, e lì mettere il vostro regalo monetario, che quindi loro aprono, prendono i soldini e se li mettono nel salvadanaio, ma così gli rimane un bel pensiero di voi, magari dietro gli scrivete la dedica. Ti piace questa chicca, regia? Va che carino, perché a me è capitato ovviamente di dare dei soldi, insomma, degli sposi e grandi chicche, sì, esatto. E non sapere, insomma, metterli nella busta, sì, il biglietto, eccetera, però secondo me anche un oggettino che poi appendono finisce, diciamo, il discorso regalo. Sì, il takasu è molto molto carino da utilizzare, vi consiglio di, se non sapete cos'è, insomma, di informarvi, perché è veramente molto carino. Allora, il contorno della tag. Il contorno della tag lo potete fare sempre incollando un pizzettino, quindi il nostro pizzo lo potete appoggiare, insomma, incollandolo,
o cucendolo, oppure li potete fare con un filo a contrasto, una cucitura come quella che io ho fatto qua con punti lunghi, ok? Oppure li potete disegnare sempre con il pennarello dell'impuntura finta, oppure anche niente, ragazze, quindi lì decidete voi quello che vi piace di più. Poi direi che ci sta benissimo un fiocchettino qui in cima nel mezzo, e questo lo andiamo a incollare con un pochino di colla caldo. Eccolo qui. E poi ovviamente il nastrino per appenderlo. Ti è piaciuta, Nadia, la chicca? Per appendere la nostra tag la dobbiamo appunto bloccare il nastrino in alto qui nelle parti laterali. Il nastrino, quando andate a incollarlo, non mettetelo proprio magari verticale, ok, che guarda lì all'insù, vedete, ma con il nastrino leggermente obliquo, ok, così vi accompagna meglio. Perciò metto la colla, ok, e vado a appoggiarlo leggermente appena obliquo, ok, ragazze, così vi rimane più diciamo già pronto, è già in direzione giusta per poter applicare dall'altra parte. Adesso questa, se è troppo lunga, accorciamola un pochino, perché magari ho esagerato con la lunghezza. Sai che anche messo in cucina avrebbe un buon umore al risveglio. Esatto, in cucina assolutamente, per mettere il buon umore, giustamente. Potete scrivere quello che vi piace. Mi sono collegata, comunque molto bello questo progetto, grazie Monia, grazie. Ovviamente se vuoi riguardarti tutta la diretta, la live, la puoi riguardare, perché rimarrà la registrazione. Come sempre, tutte le nostre dirette rimangono, perché sono dei veri e propri tutorial, perciò li potete riguardare anche proprio mentre magari state lavorando, che magari vi sfugge qualche pezzettino, qualche aneddoto, quindi ve l'andate a riguardare, a rivedere, e così sarà più chiaro. Se vi danno noia le asoline qui, le codine, gli rimettete un goccino di colla, le potete lasciare un po' distese, oppure anche un po' alzate, un po' sollevate, così, che magari fanno un po' di tridimensionalità, e direi che la nostra tag assolutamente sarà finita. Eccola qua. Ok, vi ricordo che dopo ovviamente la penna viola andrà via, quindi non si vedrà più. Perfetto, eccola, com'è? Come vi sembra? È carina anche in verde? Che dite? Vi piace? O vi piace di più rossa? Ed è quel bel nastrino che sembra... Cuciti, ne vogliamo parlare, grazie Elena. Sì, mi è piaciuto questo nastrino qua, che abbiamo appunto sia in rosso che in verde, mi sembra anche in giallo, insomma in altri colori, perciò sì, sta bene, perché ha questo sbordino, insomma un po' frastagliato, che si abbina anche con la puntina di pizzo che potete utilizzare. Adesso io non l'ho usata, ma la potete utilizzare tranquillamente. Ok ragazzi, allora ditemi un po', vi piace più rosso o verde? Com'è? Vabbè, qui non ho ancora fatto l'impuntura, poi la farò l'impuntura chiara, che così finisce bene. Grazie ragazze, piacciono tutte e due, bene. Ovviamente ragazzi, io aspetto come sempre, come tutte le settimane, le vostre foto delle vostre creazioni, che mi piace sempre tantissimo guardare. Vedi, rosso, verde, allora, me ne metto qua tutte e due gli orecchini, bellissime tutte e due. Grazie mille. Il takasu come lo posso applicare? In una tazza uguale, Anna, stessa cosa, cioè tu prendi, lo disegni, lo ritagli
lo appoggi e poi col ferro da stiro lo vai a stirare. Ricordati, ciao Anna Maria, ricordati sempre che sopra c'è una pellicolina che o la togli dopo o la togli prima, ma insomma va tolta. Si sposa benissimo con tutti e due i colori. Sì, è vero Laura, sì, il grigio, comunque il lana, questi colori sono molto neutri, per cui poi sopra li mettete proprio quello che vi piace. Ti piace il verde mela, Anna? Perfetto. Allora, vedi, dai, fatto bene. Rosso, dice Anna Maria. Bene, bene, c'è cioè adesso la lotta del colore più bello. Benissimo, benissimo. Sono contenta. L'impuntura che non ho capito. Allora, Agnese, l'impuntura la faccio con un... Aspetta, adesso c'ho qua un ago gigante infilato. Vabbè, non guardare l'ago perché è l'ago da bambola, è lunghissimo, ma stavo facendo appunto una bambola e quindi ce l'ho infilato. Con un filo robusto fai il nodo alla fine, dopodiché poi, se ti piacciono, anche utilizzare i nostri puntarte. Aspetta che la regia mi ha rimesso la visione dall'alto, no, devo andare più qua, ok, i puntarte che sono i nostri attrezzi per creare le impunture precise, quindi puoi anche fare questa qua più grande che è da un centimetro, tu diciamo entri, parti da dove vuoi, entri, vedi, da dietro, così, e porti il filo sul davanti e con il puntarte vai a, diciamo, segnare, insomma, ti va a segnare dove rientrare per poter fare dei punti precisi, quindi ti dà proprio la cadenza giusta. Adesso con questo ago lunghissimo faccio fatica, ma non ci badate, e vedi, ti dà proprio la cadenza giusta del punto per fare un lavoro più preciso, più ordinato e aiutarti proprio. Se invece sei già abbastanza precisa a fare i punti, ovviamente li puoi fare anche a occhio, Vedi, così ti vengono ben fatti e vai a contornare tutto il contorno. Potresti anche andare con il pennarello evanescente sempre a disegnare tutto il contorno in modo da seguire una traccia e quindi con quella traccia avere già l'indicazione di dove devi entrare con il filo, ok? Perché deve essere logicamente un lavoro un po' precisino. Sono bellissimi tutti e due, come del resto il tuo progetto e tutti grazie mille di cuore, bella per la tua cucina verde, perfetto. E il verde c'è in tante cucine, effettivamente sì, è un bel colore, quindi sta molto bene anche nelle cucine. Ok ragazze, penso ecco di aver spiegato tutto quanto, perciò insomma se ci sono altre domande comunque mentre lo state facendo scrivetemi sempre, insomma, o su Facebook o su Instagram, dove volete, cercheremo di rispondere, ma il modo sempre più veloce per comunicare con noi è tramite il nostro WhatsApp, il nostro gruppo WhatsApp, il numero è 393 810 8526. Potete anche, nel caso che avete bisogno di sapere qualcosa di urgente ragazze, potete anche chiamare negli orari di ufficio, vi rispondiamo, va bene? Quindi questo è il sistema più veloce per comunicare con noi. Bevo un sorsino d'acqua e lancio il nostro gira la ruota della creatività, ragazze, WhatsAppate ora, è il momento, quindi forza forza, messaggiateci, non telefonate ma solo messaggi a questo numero che è il 393 810 8526. Lo sapete già, insomma, la più veloce verrà in diretta qui a girare la ruota della creatività con me, a vincere sempre qualcosa di carino. Perciò se siete nuove e non l'avete mai fatto, la cosa che vi consiglio per la prossima volta, perché tanto lo facciamo tutti i sabati, è quello di già entrare nel gruppo, nel nostro gruppo di WhatsApp, così avete già tutto scritto, quindi fate più veloci poi a messaggiarci. Perfetto, potete anche mandare semplicemente una faccina, un ciao, quello che volete. Ok, oggi come è entrata? Qualche minuto dopo, ma non sono in metallo. Brava Roberta, che l'hai notato, non abbiamo più l'eco, che però vedo che manca un po' regia al nostro eco, com'è? Sì, abbiamo cambiato la videocamera e quindi dovrebbe non darci più problemi. Ella, ciao Daniela, ci sei già? Aspetta che adesso... Oh,
Brava Daniela! Ciao Daniela, ci sei? Allora, abbassa un pochino il volume del tuo monitor, se no ci sentiamo doppie. Ok, prova a vedere. Ecco, se... meglio? Benissimo. Da dove ci chiami? Da Como! Ehi, Como, quel di Como? Sul lago! Bello, bellissimo posto anche lì, eh? Sei anche tu tra quelle fortunate che abitano in un bel posto. Un saluto dalla nostra regia, anche a te, Daniela. È bello, bello, bello. Ma proprio Como o vicino? Sì, sì. Ah, certo. Bello. Sì, bello. Proprio sul lago, sì. Bello, bellissimo, che dire. Stupendo, stupendo. E quindi anche tu vai in vacanza o no? O stai a Como? Mi godo il lago, sinceramente. Godo il lago. Sei sempre in vacanza. Esatto, dice la regia, non l'hai dovuta chiamare neanche per la Daniela per spiegargli come entrare in diretta, perché lei lo sapeva già. Brava Daniela. Ho solo seguito le indicazioni, Ma sei stata bravissima, complimenti. Allora Daniela, a te cosa piace fare? Intanto che ti chiedo, sposto in qua la ruota, che sopra c'è, sdraiata il mio cane, e quindi adesso dovrò spostare il cane per spostare la ruota. Moca, spostati. Io amo cucire, però in questo periodo mi fa un po' male causa la mano, e quindi va benissimo il progetto con la colla. L'abbiamo fatto giusto giusto allora. Esatto. Benissimo, benissimo. Purtroppo capita, insomma, di essere proprio informissima. Problemi legati all'età. Dai, l'importante è che passi un pochino. Esatto. Ecco, benissimo, benissimo. Ok, allora... Daniela, dimmi tu, mi dici 1, 2, 3 e io giro e vediamo che cosa vinci. Questo qui è la linguetta che determina la tua vincita, quindi dimmi tu, vai, quando vado, dimmi. 1, 2, 3. Vai Daniela, forza, 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 vabbè, dai, insomma. Hai vinto un buono spesa da 10 euro, Daniela. Perfetto. Potrai ovviamente spendere presso uno dei nostri rivenditori, basta che ci comunichi chi è, oppure presso di noi, come preferisci tu. Va bene? Benissimo. Vabbè, dai, insomma, l'importante è giocare. Va benissimo. Va bene. Almeno ci siamo viste insomma, di persona. Magari ci siamo già viste in qualche fiera. Sì. No, ci siamo viste in negozio, l'ultima apertura che hai fatto. Ecco, brava, dove? Ma sai che ero qua che pensavo dove ti avessi visto, perché è un viso che conoscevo, non capivo dove. Sì. È un negozio, che è rivenuta da... Brava, adesso mi torna tutto, maestra. Esatto. Ma ecco, adesso vedi, ecco, mi sono ricollegata, non capivo se ti avevo visto in fiera o dove. Bene, allora Daniela, grazie, insomma. Grazie mille. Un bacione grande grande, ci vedremo presto nelle fiere, ovviamente con tutte voi che partiranno da settembre, poi vi aggiorneremo insomma sugli eventuali date, orari, insomma tutto quanto, perciò intanto un bacione grandissimo, grazie ancora, intanto buone vacanze. Grazie mille. E poi ci sentiamo, va bene? Grazie. Grazie Daniela, un abbraccione, ciao ciao. Ciao, anche a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Eccola, sì, adesso mi sono ricordata. Ogni tanto mi ricordo proprio delle persone, dei visi, ma poi collegare dove le ho viste ogni tanto non mi torna. Bene, bene, ragazze. Allora, intanto vi ricordo. Mi hai stupito che memoria, insomma, io memoria non è, diciamo, ecco, delle mie pregi, non è uno dei miei pregi la memoria, devo dire, cosa devo fare, così io ho già il Covid, io ce l'avevo già alla nascita, perché mi dimentico di tutto. Maria Grazia dice, mi sono persa la scritta buongiorno con che penna, grazie. Allora, l'ho fatta prima con la penna evanescente, per segnarla così che poi non potevo sbagliare. Insomma, per fare la traccia, perché poi questa scompare da sé. Una volta che ho fatto la traccia con l'evanescente, ho ricalcato con un tratto pen, che è il nostro tratto pen 02, che è un tratto pen nero. Ovviamente la tag non è lavabile in questo caso, ok? Perciò ho usato un tratto pen normalissimo. Va bene? Prima la vostra compagnia settimanale, Elena, quanto sei carina. Grazie mille.
anche a Napoli per creativa. Esatto, Rosaria, adesso stiamo un pochino valutando, anche in base ovviamente a tutti gli impegni, le varie fiere che riusciremo a fare. Dimenticata la ragione sono... No, ti ha messo a KO 39 di febbre col caldo, brutta storia. Allora guarda, mi spiace, cerca di stare bella al freschino, perché effettivamente con 39 di febbre sto caldo non è una buona cosa. Ti mando un bacetto. Una domanda sul Takasu: fino a quando si troveranno le Crafty Pocket? Fino a fine giugno, giusto regia? No, non è giusto, aspetta subito che te lo dico, fino a fine luglio, scusami, non giugno, fino a fine luglio puoi acquistare le Crafty Pocket della Caesar con il Takasu, ok? Perfetto, se poi avete, stanno andando a Aruba, sì, quello sì ragazze, quindi magari non arrivate proprio all'ultimo, perciò dai, anche se fanno prima di fine luglio, meglio ragazze, così siete sicure di aggiudicarvi quella che vi piace di più. E con l'acquisto almeno di una Caesar Pocket potrete far parte appunto del campus, quindi di questo progetto di Tommaso Bottalico, che durerà diciamo per tutto luglio e agosto, ok? Che il Summer Camp, con tantissimi progetti che farà appunto Tommaso, bellissimi, sempre fatti appunto con i materiali del Takasu, esatto. È un piacere, spero di vederti a Napoli, Cinzia, anch'io lo spero, è che dobbiamo sempre ovviamente cercare di incastrare tutto, bisogna vedere per le date, quindi è quello. Una ce l'ho già, ma volevo prendere un'altra. Ah, bene Laura, bene, bene, bene. Sì, comunque hai ancora tempo per poterci pensare, insomma, va bene? Ok, bene, bene. Allora, io intanto ovviamente vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo. Prima di darvi appuntamento vi ricordo che avete invece ancora pochi, pochi, pochi giorni, ok, per potervi aggiudicare, quindi abbonare e per poter ricevere a casa, comodamente a casa vostra, la nostra mini creativa box del mese di giugno. Quindi se volete sapere meglio di che cosa si tratta, se volete vedere i materiali, perché il progetto è segreto, ma i materiali li potete vedere, potete andare sul sito creativabox.com, così vedrete tutti i materiali di questo mese e vedete un attimino anche di che cosa si tratta, eccetera. Questo era il progetto, è stato il progetto di maggio, che ovviamente non è più disponibile, ok? Per ora c'è quello di giugno e quelli poi a venire. Ma a Palermo ci sono anche qualche... Allora, no, Giovanna, Palermo che mi risulti no, ma comunque no, non mi pare che siano organizzando qualcosa. A Vicenza sì, certo, Vicenza diciamo per noi ovviamente è un po' più vicina di Napoli, quindi è più sicuro che ci saremo. Comunque adesso davvero guarderemo, insomma, capiremo bene tutti quanti, anche Roma abilmente, ci siamo, oltretutto abilmente Roma è la prima, quindi è settembre, proprio cos'è, l'ultima settimana di settembre la fiera abilmente Roma, quindi ci saremo quasi sicuramente. Quante sorprese ci saranno in fiera, assolutamente faremo anche lì delle cose carine, stiamo pensando insomma già a tutto, perciò dai, queste vacanze estive avremo tanto a cui pensare. Buona serata, grazie mille, ci vediamo il prossimo sabato assolutamente, e se tutto va bene mercoledì, quindi questa settimana ci sarà un altro video tutorial, quindi sempre sulla bambola, sulla nostra Dolly Troll, che è il numero 2, quindi il primo del viso c'è già, quindi faremo il secondo, ok? Un salutone dalla nostra super regia, stesso posto, stessa ora, quindi sabato prossimo, ore 14, mandatemi tante foto che vi aspetto, ciao, un bacio, grande, grande, ciao!